Buongiorno e benvenuti a De Gustibus, il programma di recensione culinaria più odiato dai latinisti. Siamo qui a Villa Marta, un calisese, un agriturismo, dove ci hanno portato dei deliziosi piatti, eccetera, eccetera, che adesso ve li faccio vedere e ce li illustrerà una proprietaria. Allora, Giorgia, questa cos'è? Grigliata mista? No, antipasto, affettati. Descrivici un po' questi antipasti. È l'onzo di maiale. Qual è? Indica. È l'onzo, pensavo fosse prosciutto cotto. Poi? Prosciutto crudo. La pancetta. Sì. Il salame. Sì. Il formaggio. Sì. Che è stato morsato da qualcuno. Sì. È stato? Morsato da qualcuno. Ah, sarà questo qua, sarà stato. Ok, c'è anche Gigio. E poi c'è il prosciutto e la pancetta e la coppa lì sotto i fratelli. E più qua c'è una mega giardiniera, tutta mista della casa. Qui invece? Il gnocco fritto. Ah, è quello che ho ordinato io. Sì. Con? È piadina fritta, col prosciutto crudo. E lo squacquerone, il formaggio squacquerone. Io non l'ho mai assaggiato, adesso lo assaggio. Qui? La piadina. Piadina. Birra, fate voi la birra? Birra. Ok. Se no ve la fabbrico io, vedo come si fa. L'acqua la fate voi? Qui c'è anche una lattina di coca. Ok, fate voi la lattina di coca. Lo strana. A tua zia, la fa tua zia. Ok. Mio zio. A tuo zio la fa, ok, bene. Va bene. Intanto iniziamo a mangiare tutto questo ben di Dio. E poi dopo c'è la grigliata. E dopo ci sarà la grigliata. Benissimo. Allora, mangio quello che ho ordinato io. Gnocco fritto. Buonissimo. Prego, Michelin, c'è qui Gigio che sta parlando. C'è Gigio che sta parlando, mi è saputa con Giorgia. Non so cosa. E formaggio. Non riesco a staccarlo. Tre gomme Michelin su tre. Dopo sentiamo anche la Giorgia cosa ne pensa del suo ristorante. Quindi gnocco fritto, Piadina fritta. Bravo. Piadina vuota, però fritta. Buonissimo. Ok, qui c'è Gigio che non so di cosa stia farneticando, comunque... Di piadina sta parlando. Sta piadinando, va bene. Allora, mi ha consigliato la Giorgia, gnocco fritto, formaggio, squacquerone e... come si chiama? Rucola. So che si chiama rucola, ma ho il cervello baccato perché c'è Gigio... Mi ha spappolato il cervello fino adesso, quindi vero. Non ci capisco più niente. Non è vero, sono tutte due fantomie. Tre gomme Michelin. Mangio gli avanzi della giardiniera. Dicevi il coso fritto? Lo gnocco fritto è fatto in cucina, fresco. È una piadina fritta. Allora, il gnocco fritto è fatto con la piadina fritta, la piadina che si frigge e poi se lo mette nel cabaret. Bene. La piadina, che lo fa il cuoco che si chiama Thomas, che è di Longiano. È fatto da lui, non è fatto di... Spero non ci denunci per la privacy. Che voto dai al piatto del tuo ristorante?
9 e mezzo, no, su 3 gomme Michelin quante dai? Michelin, invece di stelle Michelin faccio gomme Michelin. Ok, comunque 9 e mezzo, quindi 9 e mezzo su 9 e mezzo al massimo dei voti, che diventa 3 gomme Michelin. Qui ci abbiamo anche Salvatore, che ti è piaciuto Salvatore? Questa era la grigliata? Sì. Grigliata mista, buonissima, almeno così sembra, è buonissima, vero Giosa? Sì, è squisita. Squisitiva. E con del limone. Il limone è molto utile perché c'è il mio collega di sventura che è diarretico, quindi mi tocca abbondare col limone per sopravvivere. Ed è arrivata anche la piada. Vuoi descrivere qualcosa, Giosa? Che ne so, la carne, che tipo di carne è, eccetera, eccetera. C'è la pancetta, che è quella in questa qua in mezzo. Uh-huh. Poi ci sono le costole. Uh-huh. Costicce, sì. O costole. 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 Sì. Poi c'è la braciola, questa di qua. E questa è la salsiccia. Abbiamo preso Cesenatico. Ah, non sono vostri animali? Sì, sì, sono nostri, però la carne, certi tipi di carne la prendiamo a Cesenatico. Ah, ok, magari lo tagliamo questa parte qua, perché mi sa no, che... No, è buona, io l'ho mangiata. Sì, è buona, però mi sa che... No, è buona. Te puoi comprare la carne, vero? Sì. Ah, sì, vabbè. Va bene, va bene. E piaga. Il Gigi è incazzato. Doccia di limone. Assaggio questa salsiccia buonissima. C'è il mio collega che sta farneticando non so cosa. Prego. Sta pregando. Prego, perché sta pregando. Da quanto agli occhi. Nobilissima questa salsiccia. C'è come Michelin. Adorabile. Questo con il limone. Guarda qui che cottura perfetta. Come mi piace a me. E la tagliata. Complimentissimi. Ecco qua, è arrivato un dolce, ce lo descrivi Giorgia? È un dolce con Nutella, ecco, il croccantino di cioccolato, con le scaglie di cioccolato. Semifreddo si chiama, mi sembra. Semifreddo. Sì. Che con croccantino, poi per me, visto che sono una persona cara e gradita, mi ha messo anche del cioccolato, visto che è soccoloso, la Nutella. Questo disgraziato qua c'ha invece... È un tortino alla Nutella e il cocco. Cocco e Nutella. Wow! Cocco e Nutella è buonissimo. Che pensa che io l'offro e io invece toccherà lavare piatti. Toccherà lavare i piatti. Invece io ho il mascarpone con le scaglie di cioccolato fondente. Posso prendere? Con le scaglie di cioccolato al fondente, tipo copiato mascarpone con le scaglie di cioccolato fondente sopra. Wow. Un po' di panna montata e un po' di cocco. Mm-hmm. Ok, vuoi assaggiarlo e darci un voto? Io lo do sempre 10. Ah, ok. Allora non c'è neanche bisogno della suspense. Se vuoi fartelo sentire, però... Ah, sì, me lo mangio un pochettino dopo aver voto io. Bello, morbido, cremoso, eccetera, eccetera. Tre gomme Michelin. Adesso assaggio il mio. Sì, Massimo, fa la diretta, fa le dirette dei dolci, che va pubblicamente. Questo è fatto con il curry, no? No, è fatto
buono. Puoi descrivere un po'? È dolce però. No, ma di che cosa è fatto? È un semifreddo. Allo stagno, al croccantino di cioccolato. Sarebbe come Michelin. Pancetta. Sarei come Michelin. Adesso io mi sbrigo che mangio anche la parte di Salvatore che mi ha rotto le palle. E niente, grazie e distinti saluti. Non è bello. E da un mese che mangiamo sparati. Ormai quando finisce devo mettere la maschera di gas.